Grappolino d'uva realizzato con il punto coccodrillo. Cominciamo. Preparate 5 catenelle e le chiudiamo a cerchio con una maglia bassissima o mezza maglia bassa. Catenelle, una, due, tre, elaboriamo nel cerchio 4 maglie alte, una, due, tre, quattro. 2 catenelle, 1, 2 e ora realizziamo 5 maglie alte. Quindi abbiamo fatto 4 perché la quinta è formata dalle 3 catenelle iniziali. Quindi ora facciamo 5 maglie alte, sempre nel cerchio. 1, se avete visto il mio precedente video per realizzare il punto coccodrillo, avrete visto che lì lo abbiamo formato su un telaio sul retro del punto. Qui invece, per fare questo grappolino d'uva, come vi ho mostrato, c'è lo stesso un piccolo telaio, ma viene formato sul punto stesso. Ora vi mostro. Questo sarebbe già il nostro punto coccodrillo di partenza, che è la punta del nostro grappolino. Ora realizziamo 3 catenelle, una, due, tre, una catenella che divide e una maglia alta nello stesso punto dove sono partite le 3 catenelle. Quindi è come se fosse una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella di separazione e una maglia alta. Andremo a farla qui nel foro del nostro punto. Una, così, poi nuovamente una catenella. E ora faremo le altre 2 maglie alte, come queste qui all'inizio, sulle 3 catenelle qui, nella terza praticamente. Entriamo, facciamo la prima, una catenella e facciamo la seconda. E abbiamo realizzato il nostro piccolo telaio sopra il nostro primo punto coccodrillo. Partiamo realizzando 3 catenelle, 2, 3, filo sull'uncinetto ed entriamo qui nella coppia di 2 maglie alte. Così prendiamo il filo e realizziamo la maglia alta. Come abbiamo già detto prima, devono essere 5, la prima è formata da 3 catenelle, quindi la seconda è fatta, facciamo altre 3 maglie alte. Una, due, e 3. Ed è come se ne avessimo 5, comprese le prime 3 catenelle. 2 catenelle, filo sull'uncinetto e ora per lavorare nell'altra coppia, nell'altra maglia alta, facciamo
Fate così, entrate dal dietro, passate sul davanti, piegate anche qui il lavoro e facciamo le nostre 5 maglie alte. 1, 2, 3. Ritorniamo qui sul davanti, vedete, così abbiamo realizzato il nostro secondo punto che andremo a chiudere. Io adesso giro il lavoro per mostrarvi meglio qui nella maglia alta singola che abbiamo realizzato sul telaio. Quindi voi, io lo faccio dal dietro per farvi vedere. Entrate in questo modo e chiudiamo con una maglia bassissima, così il punto viene fissato sul telaio, sul retro. E ora andiamo a realizzarlo l'altro punto qui a lato in queste due maglie alte separate da una catenella. Filo sull'uncinetto, entriamo sempre dal dietro, vedete? Entriamo dal dietro, io piego sempre il lavoro per avere più facilità nella realizzazione delle 5 maglie alte. Una, due, tre. 4, 5 e faccio 2 catenelle. E ritorno qui sul davanti. Vedete, ho formato adesso il mio mezzo punto coccodrillo, quindi ora devo entrare nell'altra maglia per formare le altre 5 maglie alte. Per terminare il punto 1, 3, 4 e 5. E anche questo è pronto. Vedete il secondo punto coccodrillo, che rappresenta un altro acino di grappolo, e siamo a due, come qua, vedete? Qui uno e qua due. Ora andremo a realizzare un'altra riga di tre. Prima però dobbiamo sempre realizzare il telaietto qui, quindi facciamo 3 catenelle, scusate, 3 più una che deve dividere le 3 catenelle che rappresentano la prima maglia alta dalla seconda maglia alta che realizziamo nello stesso punto di partenza delle 3 catenelle. Una catenella e facciamo una maglia alta nel foro qui del primo punto coccodrillo. Una catenella. Filo sull'uncinetto. Ora dobbiamo realizzare due maglie alte separate da una catenella qui proprio al centro tra i due punti coccodrilli. Quindi andremo qui. Se non vedete bene, aprite il lavoro, aprite i due punti e vedrete che c'è il punto dove lavorare. E facciamo 2 maglie alte separate da una catenella sempre. Se non lo trovate, aprite. Così, adesso io apro per farvi vedere bene. Andate a farlo proprio sulla maglia alta del telaietto. E due. Ecco fatto.
e abbiamo le altre due. Una catenella e facciamo ancora una maglia alta nel secondo punto coccodrillo, una catenella, e ora andiamo a fare le due maglie alte qui all'inizio dell'altro punto coccodrillo, uno, una catenella e fate il secondo punto alto. E anche qua abbiamo riparato il nostro telaietto, perché questa volta dobbiamo realizzare tre punti coccodrilli. Lavoriamo 3 catenelle, una, due e tre. Tiro sull'uncinetto. Questa rappresenta già la prima maglia alta, qui dobbiamo lavorare il nostro punto coccodrillo nella prima coppia di maglie alte separate dalla catenella. Quindi entriamo dal dietro, prendiamo il filo e cominciamo a realizzare le quattro maglie alte. 1, 2, 3. E 2 catenelle, filo sull'uncinetto e ora dobbiamo andare a lavorare sull'altra maglia alta, quindi infiliamo dal dietro in avanti, chiudiamo qui il lavoro e facciamo le altre 5 maglie alte, una, due, tre, quattro e cinque. Ritorniamo sul davanti, abbiamo realizzato il primo punto coccodrillo sulla riga nuova. Io qui ora giro il lavoro per farvi sempre vedere che dovete fissarlo alla maglia alta del telaio, la prima, quella singola. Quindi inserite l'uncinetto, vedete, e chiudete con una maglia bassissima. Il primo è fissato. Ora andremo a fare il secondo punto coccodrillo, quindi nella successiva coppia di maglie alte qui che abbiamo realizzato. Quindi filo sull'uncinetto, entriamo dal dietro in avanti sulla prima maglia delle due, in questo modo io piego e faccio le mie 5 maglie alte, una, due, cinque, 2 catenelle, una e due. Abbiamo realizzato il nostro mezzo punto, ora per completare entriamo sempre nell'altra maglia e realizziamo anche qui le altre 5 maglie alte. 1, 2, 4, 5. Abbiamo realizzato il secondo punto coccodrillo della terza riga, che andremo anche qui a chiudere sempre nella maglia alta dietro del telaio con una mezza maglia bassa. Io vi mostro così almeno riuscite a vedere meglio. E abbiamo realizzato anche la seconda. Ora qui abbiamo ancora
l'ultima coppia, poi andremo a fare il nostro terzo punto coccodrillo. Quindi filo sull'uncinetto, entriamo dal dietro, riusciamo in avanti qui, io piego il lavoro e faccio qui dentro le mie 5 maglie alte. 1, 2, 4, 5 e 2 catenelle. Io ho fatto mezzo punto, quindi adesso dobbiamo andare nell'altra maglia alta qui e fare le altre 5 maglie alte. Una, due, ed ecco fatto anche il terzo. Adesso dobbiamo invece formare questi due acini del grappolo d'uva. Quindi dobbiamo realizzare 8 maglie alte in un punto solo, esattamente qui tra i due punti coccodrilli. Vedete qui in mezzo, se aprite vedete meglio. Entrate, ecco qui in mezzo, entriamo e facciamo 8 maglie alte, 1, sempre allo stesso punto, 2, 5, 6, 7, 8. Abbiamo fatto le nostre 8 maglie alte qui tra un punto coccodrillo e l'altro. E ora andiamo a chiudere con una maglia bassa nel punto coccodrillo centrale, qui una maglia bassa. Vedete? E ora stesso lavoro, dobbiamo fare le 8 maglie alte qui tra un punto e l'altro. Quindi se non vedete andate bene a vedere dietro, poi inserite e lavorate le 8 maglie alte. Una, farfilo, due, cinque, sei, sette e otto. 8 le abbiamo preparate. E ora andiamo a chiudere qui sul punto iniziale del punto coccodrillo, qui, e chiudiamo con una mezza maglia bassa. Una maglia bassissima, come preferite. Ne faccio anche un'altra in modo da andare sopra bene al lavoro. E questo primo passaggio è ultimato del nostro grappolino. Ora
dovete tirare il filo, lasciate un'agugliata di circa 30-40 centimetri e ora vi spiego cosa serve. Prima tagliamo e chiudiamo. Chiudiamo. Qui l'altro filo possiamo tagliarlo. Quello più piccolo di inizio lavoro che non ci serve. Ora prendete un ago da lana, infiliamo la nostra agugliata di filo. Dobbiamo raggiungere il centro del nostro grappolino qui. Allora, facciamo passare, nascondendo naturalmente, non uscendo dall'altra parte. Facciamo passare il nostro filo qui, fino ad arrivare in mezzo al nostro grappolino, perché qui dobbiamo fare il nostro laccetto. Questo praticamente. Bene, ora qui siamo arrivati al centro, così non facciamo tante giunture. Entrate con l'uncinetto per prendere un qualsiasi punto d'inizio, filo sull'uncinetto dell'agugliata e realizziamo la nostra prima catenella. E qui ne realizziamo altre 15. Una, due, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Praticamente sono 16 in tutto con la prima iniziale. Qui facciamo il nostro nodino di chiusura qui. E ora naturalmente pieghiamo in due il nostro laccetto alla pari dell'altro e con dei punti lo blocchiamo. Una, così tiene. Abbiamo cucito. Il nostro laccetto è pronto, io faccio un altro nodino per sicurezza alla base e poi infilo un po' di filo in modo da poi da tagliarlo e rimane nascosto nel nostro lavoro, non si vede più. Vedete? Il nostro laccetto è pronto e ricompare sul dritto, vedete? Adesso dobbiamo fare una fogliolina, o la fogliolina che è più carina, il grappolino. Vero? La fogliolina è questa, vi faccio vedere come realizzarla. Vediamo un po' di filo verde. Facciamo la nostra catenella iniziale e facciamo 11 catenelle. Una, due, tre, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 11. 11 catenelle. Nella prima facciamo una maglia bassa, un'altra maglia bassa. Poi nella successiva facciamo una maglia alta, un'altra maglia alta. Ora una maglia alta doppia e un'altra maglia alta doppia. Ora scendiamo, facciamo una maglia alta, un'altra maglia alta, e poi una maglia bassa,
e un'altra maglia bassa per finire il giro. Quindi cosa abbiamo fatto? 11 catenelle. Sulle 11 catenelle abbiamo lavorato 2 basse, 2 alte doppie, 2 alte e 2 basse. Poi fate una catenella per girare il lavoro e fate esattamente lo stesso lavoro che abbiamo fatto prima. Quindi 2 basse, 2 alte doppie, 2 alte, 2 basse e chiudete la fogliolina. Io per fare prima ho già questa qui pronta, poi prenderete il vostro ago da lana, infiliamo e andiamo a fissarla sul retro del nostro grappolino. Vediamo come sta. Mettiamola qui sulla sinistra, piace di più qui. Teniamo fisso, prima proviamolo bene sul dritto come sta. Poi giriamo e senza muovere il lavoro andiamo a fare dei punti per fissarla al grappolino. Non tirate troppo, che poi si arriccia così, lasciate morbido il lavoro. Così. Passare dall'altro lato, facciamolo passare all'interno senza andare troppo all'interno perché non si deve vedere. In modo che ora siamo sull'altro lato e così possiamo fissarlo anche qui con alcuni punti. Così. Perfetto, e facciamo il nostro nodino di chiusura e poi infiliamo dentro la foglia stessa, almeno poi possiamo tagliare e non si vede più. E la fogliolina è fissata. E così abbiamo realizzato il nostro grappolino d'uva. Col punto coccodrillo. Ecco il mio alberello con tutti i grappolini. Questi addobbi potete utilizzarli anche da mettere sull'albero di Natale. Come vedete anche questo lavoretto è molto semplice e col punto coccodrillo si può realizzare anche questi grappolini. Bene, spero di esservi stata utile. Al prossimo video tutorial. Ciao a tutte, grazie.